Penso che tutti gli interventi come limitare il traffico, cose del genere, siano assolutamente palliativi e misure secondarie. Qua c'è un problema che dura da 20 anni, che nei governi centrali, compreso quello di Renzi, e nei governi locali, compreso quello di Galimberti, hanno mai voluto risolvere. Ma perché? Dietro l'inquinamento c'è business, dietro l'inquinamento ad esempio con l'utilizzazione degli inceneritori, c'è business. Galimberti si presenta alla cittadinanza dicendo chiudiamo l'inceneritore perché inquina. Oggi sappiamo che tra non molti anni Cremona avrà un altro mega inceneritore che andrà ad incenerire non solo i rifiuti locali, ma probabilmente anche quelli di altre regioni italiane o addirittura quelli al di fuori dell'Italia. Questo perché? Perché dietro l'incenerimento dei rifiuti ci sono le società partecipate, con le poltrone dove siedono gli ex politici o gli amici degli amici, e si fa business, questo sulla pelle degli italiani che muoiono di inquinamento e anche sulle tasche, prelevando soldi dalle tasche degli italiani, perché ricordiamo che comunque ci costa parecchio incenerire i rifiuti. Oggi la scienza ci permette di sapere che la maggior fonte di inquinamento dell'aria sono gli edifici. Negli ultimi 20 anni non si è prodotto assolutamente nessuna politica di efficientamento degli edifici, ma questo otterrebbe due benefici. Primo beneficio sulla salute, perché se tu efficienti i benefici, crei un inizi a creare una politica di case passive, significa che la casa non produce più inquinamento. E seconda, e diciamo importante, meno importante, ma non così poco importante, è quella dei soldi. Oggi le famiglie italiane spendono migliaia di euro all'anno per riscaldare la casa, riscaldare l'acqua e quant'altro. E con le case passive, con un efficientamento degli edifici, significa che potrebbero iniziare a spendere molti meno soldi, se non addirittura guadagnarci. Noi abbiamo presentato in comune la mozione Rifiuti Zero, che è un'idea completamente alternativa della politica dei rifiuti. Significa insegnare ai cittadini che il rifiuto deve essere totalmente smaltito e significa portare i cittadini a non dover più pagare delle tasse per i rifiuti. Ripeto, ci vuole una politica completamente diversa, perché oggi la politica sui rifiuti fa business soprattutto grazie alle partecipate. Continuare a votare queste persone che fanno politica da 20 o 30 anni, sapendo che continueranno a fare quello che hanno sempre fatto, cioè danni alla società, alla salute dei cittadini, significa purtroppo farsi del male con le proprie mani.